Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, ci troviamo a Cinquale di Montignoso per l'annuale trofeo Oro in Euro, gara ormai diventata un simbolo del calendario Elite che dall'anno scorso nel 2022 è diventata anche una gara internazionale, quindi ancora di più in importanza con formazioni anche World Tour al via 24 ore dopo quello che è stato le Strade Bianche a Siena, quindi questo connubio che ormai si prosegue da diversi anni, Strade Bianche e trofeo Oro in Euro organizzato dalla Montignoso Ciclismo, come ogni anno sono riusciti a portare tanti partenti, perché pensate sono 160 su per giù i partenti su 171 iscritti, quindi con 30 formazioni al via, formazioni anche con formazioni anche World Tour come dette. Abbiamo ricordato ieri ovviamente delle Strade Bianche, queste che potete vedere, che vi stiamo mandando, sono le immagini invece di Montignoso. Come detto siamo sul lungomare, a due passi proprio dal mare, quindi una bellissima location scelta dalla Montignoso Ciclismo per quello che è la 14ª edizione di questo trofeo Oro in Euro, che negli anni si è sempre più evoluta, no? Partita con anche alcune volte, alcune edizioni che sono state anche per juniores, alcune volte ci sono stati addirittura la giornata rosa con esordiente addirittura, però negli ultimi anni, dal 2017, si è andati verso una decisione, quella di andare verso la categoria Elite. Piano piano sempre di più si è cresciuti e alla fine si è deciso di farla diventare, anche grazie ovviamente a tutte le persone che hanno collaborato a quella che è diventata una gara internazionale veramente, quindi un grande complimento alla Montignoso Ciclismo che è riuscita a portare sempre di più importanza a questo. Qui sul territorio di Montignoso, ricordiamo, c'è già una gara internazionale riservata per la categoria juniores, quella del trofeo Buffoni, ma questa ovviamente è ancora più bella perché viene, come abbiamo detto, dopo le Strade Bianche. Noi abbiamo detto che sono state esattamente 163 per l'esattezza le formazioni al via, siamo tornati intanto in studio, le atlete hanno già percorso, hanno quasi finito il loro percorso in pianura, perché erano 5 giri in pianura con 2 giri con l'asperità della fortezza. Le atlete hanno già percorso praticamente, sono in gruppo compatto per il fatto che hanno già fatto 4 giri in piano, quindi quando ripasseranno sotto il traguardo si andrà ad affrontare il primo Gran Premio della Montagna della Fortezza. Qui vediamo ancora le immagini del pre-gara, alcune presentazioni delle 30 formazioni che hanno preso il via. Vediamo anche la Roma Italia Basso, altre formazioni che si stanno presentando, noi le andiamo anche ad elencare un po' tutte. E qui il via, pensate che c'era quasi l'amministrazione al completo di Montignoso pronta per dare il via, insieme ovviamente allo sponsor, come detto, Oro in Euro, rappresentato sia da Fabio Argentin che da Nicola Larenza. Noi intanto qui in studio sta per arrivare Fabio Argentin di Trofeo Oro in Euro, adesso appena vediamo la partenza, partiti, questa è stata la partenza, partenza data alle ore 13:30 precise, quindi eccolo il pubblico che aveva anche risposto presente, poi ovviamente ora saranno sul percorso a godersi perché si va a fare la fortezza quando passeranno sotto il traguardo. Questa è una delle prime azioni di giornata con due atlete che erano uscite, si tratta di Lisa Crom della formazione da Max Solar Rosé, l'altra atleta invece si trattava della Patricia Lorosca della formazione della Pacific Nest Fleetness Cycling, gruppo che comunque non aveva mai lasciato andare più di una decina di secondi, forse qualcosa in più, c'è stato anche un altro attacco da sottolineare di due atlete, ma il gruppo che come potete vedere è spinto sempre in fila indiana. Io intanto do il benvenuto qui con noi in studio a Fabio Argentine di Oro in Euro, buon pomeriggio Fabio. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Ecco, voi ovviamente ormai si può dire che sta sempre prendendo piede questo trofeo Oro in Euro e voi assolutamente siete stati i primi che avete cercato di dare una mano e avete visto qualcosa, no, nel Montignoso Ciclismo che ha fatto diventare una gara così importante, perché addirittura internazionale. Sì, diciamo che noi siamo un brand di gioielleria, quindi il mondo femminile, il mondo del ciclismo femminile ci ha sempre attirato. Con la Montignoso Ciclismo abbiamo iniziato con le categorie giovanili, poi siamo cresciuti e diciamo 3-4 anni fa in una riunione abbiamo deciso di fare il salto di qualità, ritenevamo che era il momento giusto per passare internazionale e
internazionale di un certo livello. Devo dire che quest'anno lo abbiamo raggiunto, perché avere 18 squadre straniere al via di questo livello, la Trek Segafredo che è numero uno al mondo in questo momento, 5 squadre nelle prime 15 al mondo fanno di questa gara veramente un punto di riferimento internazionale. Anche perché così si può anche valorizzare probabilmente quello che è il territorio intorno a Montignoso, quindi comunque sia veramente voi di Oro in Euro avete fatto un grande sforzo e avete cercato sempre di stare vicino alla Montignoso Ciclismo per quello che è sempre stato il trofeo Oro in Euro. Sì, nei primi anni mi sono impegnato io con questa gara. Negli ultimi anni, per fare il salto di qualità internazionale, ho chiesto al gruppo Oro in Euro Italia, Oro in Euro in Svizzera, che è un gruppo che ha 50 negozi gioiellerie in Italia, di affiancarci. Quindi questo affiancamento può garantire nei prossimi anni lo sviluppo di questa gara. Allora, intanto stiamo vedendo le immagini in diretta, gruppo che per ora si mantiene compatto. Abbiamo visto che ci sono state un po' di schermaglie all'inizio con qualche tentativo che non è andato oltre i 10 secondi. Fabio, te parlavi ovviamente del fatto che dello sforzo che hai fatto, perché all'inizio eri da solo, poi hai chiesto al gruppo ovviamente intero di Oro in Euro, sia Italia che Svizzera, ovviamente un aiuto, perché hai capito che questa gara poteva diventare qualcosa ancora più importante. Sì, questo è stato evidente, perché il livello organizzativo era ottimo. Riteniamo che il ciclismo si stia sviluppando tantissimo, e come mezzo di divulgazione del nostro marchio, che ripeto, essendo una gioielleria si rivolge al mondo femminile, il ciclismo femminile così in evoluzione. In più questo arrivo su questo percorso e l'arrivo sul lungomare, non a caso il nostro grande orgoglio è che 6 squadre delle 11 straniere presenti l'anno scorso sono ritornate nel territorio di Montignoso. Questo dice tanto del nostro valore. Sì, esatto. Poi oggi, se non sbaglio, anche ancora qui alla partenza c'è anche ovviamente qualcuno di Oro Euro Italia e Svizzera. Sì, è venuto a trovarci Nicola Laurenza, che è il CEO di tutto il gruppo, quindi è venuto a vedere come si è sviluppata questa gara, è stato molto contento nel vedere il livello che si è raggiunto, quindi nei prossimi anni possiamo stare sicuri che la nostra presenza sarà sempre significante. Ecco Fabio, io ti ringrazio per l'intervento, ti lascio ovviamente andare se vuoi andare a vedere qualche passaggio, se vuoi stare qui in studio a guardarti le immagini in diretta, se no se tu vuoi andare direttamente sulla strada e tornare dopo, ovviamente ti lasciamo libero di fare ovviamente quello che vuoi. Sì, per ora vi saluto, magari torneremo per vedere chi sarà la vincitrice per i commenti finali. Vi ringrazio, buona continuazione. Grazie a te Fabio. Intanto siamo ancora con le immagini in diretta, come abbiamo detto siamo entrati, le atlete in questo momento hanno fatto, come vi abbiamo spiegato prima, 4 giri dei 5 totali, ovviamente totali in pianura, praticamente poco più di 52 chilometri di gara, poi passeranno sotto il traguardo, saranno 65 i chilometri fatti da queste atlete. Alcune ovviamente si sono fermate, però in questo momento diciamo che il gruppo ha perso pochissime pedine. Si è alzato un po' il vento, qui praticamente in riva al mare si è alzato un po' il vento, però è una caratteristica quando si è sul mare che non può mancare, però non dà particolarmente fastidio, può magari essere determinante in caso di un arrivo come è successo nelle ultime due edizioni di un'eventuale volata. L'anno scorso una volata di una ventina di atlete che vide trionfare Sofia Bertizzolo della Top Girl UAE Team, formazione che è al via anche quest'anno, quest'oggi, e nel 2021 ad esempio vinse del gruppo sportivo Fiamme Oro Rachele Barbieri, per dirne due che hanno vinto in volata. Però dal 2017, stavo dicendo prima della storia, che si fa la gara elite fissa, prima c'è stata anche gli esordienti, gli allievi, gli junior e poi proprio l'elite. Dal 2017, l'anno che vinse Sierra Arlenis, che era della Stana Women's Team nel 2017, poi 2018 Marta Bastianelli, della Ale Cipollini, nel 2019 Laura Tomasi, della Fassa Bortolo, poi come abbiamo ricordato le ultime due edizioni, 2021 lo
stop purtroppo per quello che è stato il periodo nero della pandemia, e alla fine poi è stata le due volate, quella di Rachele Barbieri e del suo Via Bertizzolo. Chissà che anche oggi magari colori, il tricolore italiano possa arrivare davanti a tutti qui a Cinquali di Montignoso per la conclusione del trofeo oro in Euro. Intanto vediamo che molte formazioni, si è alzata letteralmente l'andatura davanti al gruppo, sono le formazioni della Cofidis e della EF Education First. Siamo anche con le immagini nella nostra telecamera che ci fa vedere le due telecamere in moto. Ovviamente abbiamo Daniele Ciampi e Alessio Lucchi, sono i nostri due operatori, con Fausto Michelotti e Massimo Capocchi sono i nostri due motociclisti. Stiamo vedendo che il gruppo da dietro ovviamente è aperto, però veramente anche la Fassa Bortolo si porta in davanti per fare l'andatura, anche perché quando passeremo sotto il traguardo mancheranno due giri alla conclusione, avranno percorso 65 km dei 108 km totali e si andrà a fare il primo GPM di giornata, ovvero quello della Fortezza, una salita che ormai qui intorno a Montignoso, ma anche nelle zone limitrofe, conoscono tutti, perché è zona di allenamento, zona anche di corse, si fa in tantissime manifestazioni sportive e ciclistiche. Però per ora diciamo che l'andatura è stata veramente alta, pensate che nei primi due giri l'andatura era, la media era di 42,9, quindi basti pensare questo per capire quanto sono andate forte. Intanto vediamo che il cartello indicativo 3 km al passaggio, perché non sono all'arrivo, perché mancano quando passeranno due giri, però la Cofidis che ha alzato nettamente il proprio ritmo. Ci sono anche le nostre atlete, almeno una atleta, Martina Alzini della Cofidis Women Team, adesso ad attraversare questa rotonda, sono le atlete della Cofidis. Poi abbiamo detto, andiamo a ricordare anche le varie formazioni, perché io ho detto sono 30, la Israel Premier Tech Roland, la EF Education TBCO, poi la Cofidis Women Team, la Trex Gaffredo, la Park Hotel Valkenburg, la Ceratiz Pro Cycling Team, formazione che ha ovviamente la nostra Alice Maria Arzuffi con Martina Fidanza e Arianna Fidanza. Tra l'altro l'Arzuffi ieri è stata la migliore delle italiane nelle strade bianche, ma che ha anche la seconda classificata dell'anno scorso, ovvero Marta Lack. Attenzione veramente a questa ragazza, Marta Lack, che l'anno scorso è giunta in seconda posizione, e chissà magari che oggi anche le nostre tre atlete, le nostre tre italiane, ovvero la Arzuffi, le due Fidanza, possano provare a lavorare, anche Nina Berton, possano lavorare per la LAC, che l'anno scorso riuscì a sfiorare veramente la vittoria. Intanto passati anche, mi sembra, il cartello dei 2 km al passaggio, altra formazione, la Laboral Kuza Foundation Euskadi, la UAE Development Team, la Team Grand Est Comugi Le Fabrique, il Team Group Abadi, la Max Solar Rose Women Racing, la Rome Italia Basso Vaiano, la B-Pink, la Top Girls Fassa Bortolo, la Born to Win Ziraf, la GB Junior Team Piemonte, il Team Mendelspec, la Isolmat Pramac Vittoria, la ZAF Cycling Team, la Pacific Nestlé Fitness Cycling, il Team Ambras The World Cycling, la KDM PAC Cycling Team, la Selection Region Sud, la WV Schnidel, la Women Cycling Project, la Ziraf Guerciotti Toscano, la Valer Bike, la Pro Cycling Team, la Canturino 1902 e il Team Gauss. Queste sono le formazioni, 5 in più dell'anno scorso. L'anno scorso erano 25, quest'anno sono in 30. Diciamo che è un passettino che ha fatto di più la Montignoso Ciclismo per portare. Adesso sono le atlete della formazione della EF Education TBCO. Davanti siamo già entrati sul lungomare per passare sotto il traguardo, cartello che dovrebbe indicare due giri alla conclusione. Adesso vediamo anche nel dettaglio le atlete, anche le atlete dall'Israel. Adesso è la Mia Griffin che stava facendo l'andatura della formazione della Israel. Piano piano stanno cercando di risalire anche le altre, anche perché è importante riuscire a prendere la salita davanti, non è soprattutto quando la strada un po' tende a stringere per andare verso il, come si dice, verso il GPM. Eccoli qui ancora, adesso si stanno andando a schierare, però l'andatura rimane sempre molto molto alta, sempre molto alta. Adesso arrivano anche l'atleta della Trek Segafredo, la campionessa australiana Brody Chapman davanti, adesso arrivano sollevata dal suo incarico da Tyler Wills.
telecamera fissa che stiamo vedendo, li vediamo in fondo, ormai vicinissimo al passaggio, una bellissima carovana che sta passando. E adesso vi diciamo anche che stamattina quando siamo arrivati c'erano tante formazioni anche maschili World Tour che stavano provando il percorso per la cronometro, perché domani si apre la Tirrenia Adriatica, stavano provando la crono, la Total Direct Energy, sono passati gli atleti della UAE, gli atleti della Jumbo, sono passati gli atleti della Lotto, insomma sono passate diverse formazioni qui con le bici da crono nel provare, anche la Cofidis stessa maschile è passata qui davanti, stavano provando il percorso, anche la Elo. Intanto stiamo vedendo il passaggio, quando ormai siamo vicinissimi a quello che è il passaggio, due giri alla conclusione, quindi due giri, si va a fare la Fortezza e siamo tutti curiosi chiaramente di vedere che cosa succederà. Possiamo vedere anche il cartello, due giri che viene esposto in questo momento. Eccole qui, li riprendiamo dalla moto, sono sempre le maglie della Trek che stanno facendo l'andatura, sono sempre le due atlete, Tyler Wise e la campionessa australiana Brody Chapman, che stanno facendo l'andatura, ma anche quelle della Fassa Bortolo, bisogna dire che sono bravi, stanno tenendo avanti, formazione diciamo completamente italiana, quella della Top Girls Fassa Bortolo, qui siamo con la nostra motoripresa 2. Che ci fa vedere come il gruppo si sta un po' allungando, però adesso c'è la lotta, secondo la mia idea, di provare a prendere la salita davanti e può darsi che qualcuna, come è successo l'anno scorso, si voglia tagliare fuori qualche ruota veloce per ridurre quello che sarebbe il gruppo. Tecnicamente nelle ultime due edizioni abbiamo detto si è conclusa con una volata, però potrebbe anche essere che oggi, chissà, magari un colpo di mano, un drappello di 6-7 atlete possa venire via. Una atleta da sola, ci viene da dire, è difficile che possa riuscire a venire via. Può assottigliarsi magari una decina di unità, magari l'anno scorso erano una ventina, su per giù gli atleti che si sono andati a giocare la vittoria come detto, che nell'ultimi dal 2018 è sempre stata italiana. Marta Bastianelli è stata quella che ha aperto il tripudio italiano, poi come abbiamo detto Laura Tomasi, Rachele Barbieri e Sofia Bertizzolo sono state le ultime vincitrici, sempre vincitrici italiane, però occhio abbiamo detto anche a Marta Lack che l'anno scorso è arrivata in seconda posizione, quindi c'è, per ora non abbiamo visto davanti la sua formazione, la Cerazit, che come avevo detto ha anche tra diverse atlete nostrane, però ha anche la migliore, ieri è stata l'Arzuffi, la migliore italiana al traguardo. Intanto vediamo che il gruppo sta viaggiando soprattutto dietro in molto lungo direzione, adesso si sta andando e arrivano anche altre maglie, eccole qui, le abbiamo chiamate, eccole qui le atlete di Marta Lack, ci viene a dire Marta Lack perché ovviamente lei che l'anno scorso è arrivata seconda, potrebbe essere lei a fare la corsa, a prenderla davanti, fare un po' di selezione, visto che l'anno scorso è riuscita a reggere bene le ruote delle migliori sulla salita della Fortezza e arrivare in quel gruppetto di 20 a giocarsi anche la vittoria finale. Gruppo veramente molto allungato, è una lotta ormai per le posizioni, treno della Trek Segafredo che sta spingendo molto, sono sempre, sembra essere le due, la Wilds e la Chapman davanti a fare il ritmo che dobbiamo dire che sono andate molto forti perché dopo i primi tre giri la media era di 42,9, basti pensare questo per capire quanto sono andate forte. La Cerazit, la formazione che fino ad ora abbiamo detto non l'avevamo vista, però adesso si entra nel vivo e quindi stanno andando davanti insieme alla formazione della Trek Segafredo. Anche loro si sono viste, non si sono fatte vedere molto le atlete della Trek davanti al gruppo a tirare, hanno lasciato che fossero le altre atlete a fare il lavoro, però adesso si va a fare la Fortezza, quindi bisogna assolutamente prenderla davanti. Guardate la selezione che sta arrivando, selezione che arriva da dietro perché c'è il vento contro, c'è un vento magari anche laterale in alcuni momenti, e chi è in fondo, ovviamente questo chi ha corso in bici lo sa, chi è in fondo rischia di staccarsi, non tanto perché però è meglio ovviamente in queste situazioni qui di gruppo compatto, si sta sempre meglio in mezzo, nella pancia del gruppo, come si sta, cercano di salire anche l'atleta della EF Education TBCO, però veramente ritmo della Trek Segafredo che sta spingendo molto, ne ha messe due davanti e per ora la Wilds non si è mai tolta davanti, c'ha la Chapman sulla sua ruota e sono invece un terzetto della Cerazit, della formazione che abbiamo detto che ha ben quattro atlete italiane ai nastri di partenza. Una lotta adesso,
Come potete vedere ci sono diversi treni, c'è la Education, poi c'è la Cerasit, c'è soprattutto la Trek, però piano piano arriveranno anche le altre. Si è un po' spostata la formazione della Fassa Bortolo, della Top Girls Fassa Bortolo, e questa è una, era l'atleta che aveva provato per prima, la Chrome, che aveva provato per prima l'attacco, si sta staccando in questo momento, probabilmente aveva provato perché sapeva le difficoltà che poteva avere. Lisa Chrome della Max Solar Rose Woman Racing, che si stava staccando con una compagna di squadra. In questo momento si sta facendo un po' di selezione più che altro da dietro. Chi è dietro con il vento, non è un vento così forte, anche se qui sotto l'arrivo si è un po' alzato, qualche folata la dà, ma quando si è in fondo con queste andature arrivano, mi sembra, di nuovo quelle della Fassa Bortolo davanti, quindi piano piano, come potete vedere, c'è sempre 3-4 atlete di tutte le formazioni. La Education, adesso c'è la Cerasit che rimane chiusa, occhio perché la Cerasit è rimasta un po' chiusa, la Trek che continua, la Wilds che sta facendo l'andatura in testa, le Education che hanno involontariamente chiuso, le atlete della Cerasit, di Marta Lack che stava provando probabilmente a venire avanti, ci viene, come detto, lo cerchiamo in rosso, il nome di Marta Lack, seconda l'anno scorso dietro a Sofia Bertizzolo, qui questa rotonda affrontata bene dalle atlete, che per ora non ci sono stati assolutamente problemi. Abbiamo detto, questa è la 14ª edizione, dal 2017 praticamente è rimasta sempre elite, poi si è arrivate a livello internazionale già dall'anno scorso. C'era stato qualche anno, come ad esempio nel 2014, 2015 e 2016, la giornata in rosa con esordienti, allieve, juniores e elite, però diciamo era nata con nel 2008 con gli elite, con le elite e le junior. Poi negli ultimi anni la scelta decisiva della Montignoso Ciclismo, come ha detto anche Fabio Argentin di Oro in Euro, la scelta di andare in questa direzione, farla diventare ancora più importante, e importante è diventata perché quest'anno si è aumentato il numero delle squadre, sono 30 le formazioni che hanno preso il via alle 13.30 qui da Cinque di Montignoso per quella che è. E intanto si sta andando ad affrontare la Fortezza, siamo praticamente vicinissimi, si può dire che si sta attraccando proprio i primi passi della Fortezza, però il pezzo duro deve ancora arrivare. Grande ritmo della Chapman, sta facendo il ritmo l'atleta della Trek Segafredo, la campionessa australiana che si è messa davanti a fare il ritmo. Guardate, intanto vediamo che la Chapman sta guidando il terzetto, quindi eccoli qui che stiamo vedendo nelle immagini. Guardate come è una lunghissima fila indiana e rischia anche di spezzarsi il gruppo sotto la spinta sempre della Chapman e della Trek Segafredo. Sono loro che stanno spingendo molto. A ruota della Chapman in questo momento c'è Amanda Spratt che è in seconda posizione, la Wilds ha fatto probabilmente il lavoro prima, ora è entrata in azione la Chapman e poi c'è, come detto, la Spratt dietro un'altra componente della Trek Segafredo. Intanto c'era il traguardo volante vinto dalla Chapman, dalla campionessa australiana che è andata a conquistare il traguardo volante, si svolta ora in questo momento e iniziamo a salire ancora un po' di più. Occhio perché viene via un drappello, stanno venendo, gruppo veramente allungato, però ci sono una decina di atlete che si stanno avvantaggiando, due maglie della Cheritz, poi c'è le maglie della Education, poi ci sono quelle della Cofidis, sono veramente grande forcing della Trek Segafredo con la Chapman che ha fatto un gran ritmo e che sta mettendo in difficoltà le altre. Probabilmente questa parte la Spratt in questo momento, parte Amanda Spratt sulla salita della parte nel momento che deve partire, gran ritmo della Trek Segafredo, Amanda Spratt, due atlete della Trek davanti. Adesso è arrivato, sono le maglie della Education e anche quelle della Cofidis adesso che devono inseguire Amanda Spratt, hanno lanciato la Chapman praticamente all'inseguimento, prima la Wilds, poi è entrata la Chapman e adesso primo piano per la Spratt che sta facendo un lavoro per la compagna di squadra alle sue spalle. Stiamo risalendo anche con la nostra motoripresa 2 per vedere anche la selezione che viene da dietro.
due atlete in testa in questo momento a questa, questo trofeo oro in euro, due maglie insieme, c'è Gaia Realini, occhio, c'è Gaia Realini, la nostra Gaia Realini a ruota della Sprat, quindi a questo momento ci viene da pensare, si è voltata un attimo Gaia Realini che è in compagnia della Sprat, grande lavoro della Trek Segafredo che sta lavorando benissimo, prima la Wilds, poi la Chapman, si volta ora la Sprat per vedere anche il lavoro che, e anche il vantaggio, però avevano già fatto un buon lavoro perché prima la Wilds in pianura per tenerle davanti, ma soprattutto la Chapman è stata quella, nel momento in cui ancora la salita non era, era dolce la salita, era, era leggermente dolce, la Chapman ha fatto un grandissimo lavoro per la Sprat e adesso è Gaia Realini che dà il cambio alla Sprat, duo della formazione della Trek, Trek all'attacco in questo momento con due, con la Sprat, Amanda Sprat e la Gaia Realini, due atlete della Trek Segafredo in testa alla corsa, attacco frontale della Trek con la nostra Gaia Realini e con Amanda Sprat in, a fare un grande lavoro, prima la Wilds, poi la Chapman che ha fatto secondo me il più grande lavoro perché nonostante abbia fatto un grande lavoro Taylor Wise, Wilds per tenerle davanti, poi il lavoro maggiore l'ha fatto la Chapman per fare selezione, si stacca ora in questo momento della Cerazit Nina Berton che si è staccata, adesso anche altri e adesso è Gaia Realini che sta facendo il ritmo sulla duo al comando. Ci viene da pensare che sia un attacco forse per conoscere, anche se abbiamo già visto quattro maglie, rimane probabilmente rimane solo una maglia da dire, no? Ovvero quella che tutti sappiamo, Eleanor Buxted, è lei, probabilmente potrebbe essere lei, Eleanor Buxted, l'atleta su cui la Trek potrebbe essere solo un attacco di riferimento, quello della, delle due atlete più scalatrici delle altre, del gruppo della Trek oggi presente, la Buxted rimane in gruppo, lei che potrebbe essere la capitana designata per la Trek, vedremo, in questo momento non la vediamo, stiamo risalendo anche per renderci conto se è in difficoltà, vediamo se la scorgiamo in questo momento, stiamo risalendo, però la Buxted che in questo momento è ben coperta in gruppo con due maglie davanti, la Sprat come detto e la nostra Gaia Realini, attacco di due scalatrici e di selezione c'è stata, se negli altri anni diciamo c'era stata un po' di selezione, quest'anno la Trek ha deciso di fare le cose in grande, ha attaccato subito, siamo ormai a 500 metri dal primo GPM di giornata, ripassa davanti la Sprat con Gaia Realini sulla sua ruota, eccolo qui Gaia Realini, lo dice anche la nostra, le nostre immagini, Gaia Realini con Amanda Sprat si voltano e occhio perché hanno preso un buon margine, sono due che in salita sanno come si pedala, soprattutto la nostra Gaia Realini che riesce, lo vediamo proprio fisico da scalatrice, molto esile, hanno fatto un grande lavoro, prima bisogna dire però il grande lavoro di Tyler Weiss per tenerla davanti e poi il grande lavoro della campionessa australiana Amanda Chapman che ha fatto un grandissimo lavoro anche lei. Intanto questo è il gruppo, dovrebbe essere il gruppo delle, delle inseguitrici, ci viene da, da dire. Eccole qui, sono proprio loro ed è le maglie della Israel, adesso maglie della UE, poi c'è anche quelle della formazione, ma incredibile, c'è ancora la Chapman in questo gruppo, c'è ancora Brody Chapman della Trek Segafredo, nonostante il grande lavoro fatto può mantenere davanti, rimane davanti nonostante lo sforzo della Israel, non siamo riusciti a identificare di chi si trattasse ovviamente a fare l'andatura, però in questo momento tocca a loro, la Israel, la Cofidis, la EF Education, TBCO, sono loro. Ovviamente gli applausi della gente per il duo, l'attacco frontale, non ci sembrava di aver visto la Buxted nel gruppetto dietro. Se questo è un attacco per tenere più a riposo e far lavorare le altre per tenere diciamo la Buxted a riposo, non siamo riusciti. Abbiamo visto la Chapman, l'abbiamo vista, non abbiamo visto invece l'altra atleta, ovvero la Buxted. Intanto il GPM dovrebbe essere stato vinto dalla Gaia Realini. Intanto eccole ancora in questo momento la Cofidis a fare l'andatura, è Morgan Coston che sta facendo l'andatura, sono loro, la UAE con la Israel e con la Cofidis, con la Education che è, che è un'atleta sola, c'è anche la maglia della Ziraf ci sembra di scorgere lì dietro, gruppetto che si sta un po' infoltendo, non c'è tanta decisione, bisognerà fare anche il resoconto in cima al GPM di quello che sarà il vantaggio, il distacco e intanto prendono il rifornimento, Amanda Sprat con Gaia Realini, due atlete al comando, ci fa piacere di vedere un'atleta italiana davanti, Gaia Realini
Sicuramente era il tratto migliore dove partire. Hanno attaccato quando la salita è diventata più dura le due scalatrici della Team Trek Segafredo. C'è da capire se dietro c'è la Backstead, in caso fosse un attacco per tenere riposata quella che è probabilmente l'atleta, anche se la nostra Gaia Realini è tutta da vedere e ci piacerebbe vederla all'arrivo, però anche la Backstead. Intanto qui stiamo risalendo piano piano quello che è. Occhio perché è in difficoltà Amanda Lack, occhio perché è in difficoltà la Marta Lack, è in difficoltà l'atleta di riferimento, seconda l'anno scorso, Marta Lack è in difficoltà, c'è una compagna davanti che sta cercando, è Larzuffi, Larzuffi che sta cercando di mantenere la Lack lì davanti, deve stringere i denti l'atleta della Ceradit, sembra esserci fatta anche perché c'è un attimo di rallentamento, due atlete, vediamo anche nel dettaglio, no, non era la Zuffi, è comunque Arianna Fidanza, sempre una delle nostre portacolori, delle nostre atlete italiane, quindi Arianna Fidanza in ultima posizione, Marta Lack che deve, sta cercando di stringere i denti, davanti a lei in invece si tratta della ZAF Cycling Team di Eddy France, sono loro, intanto siamo già in discesa con le due atlete al comando, erano come ricordiamo Gaia Realini e l'altra era Amanda Spratt, c'è stato prima il forcing della Spratt, poi il si è un attimo anche Gaia Realini è andata a collaborare, probabilmente volevano essere sicure di avere un buon margine, qui stiamo un po' vedendo. Eccola lì la France, la Fidanza con dietro, Arianna Fidanza con Marta Lack, seconda l'anno scorso, è sempre lì davanti, quindi in caso che rientrino sanno che la ruota veloce c'è, perché comunque Marta Lack seconda in un gruppetto, su per giù era un gruppetto costituito da numericamente era come questo, una ventina di atlete, forse queste sono meno di 20, non saranno 20 atlete in questo drappello, sono mai anche della Cofidis, abbiamo detto della Cofidis in salita, aveva provato Morgan Coston a fare l'andatura, però sarà difficile andare a chiudere, intanto siamo tornati in studio e noi intanto mandiamo un attimo di pubblicità. Parliamo di soldi. Beh, io una soluzione l'ho trovata. Come ho fatto? Semplice. Cambio l'oro che non uso più. Meglio così. Non vi pare? Oro in euro. Cambi subito. Cambi meglio. In oltre 200 gioiellerie moderne di ritiro e vendita a ore preziosi. Trova il punto vendita più vicino su oroineuro.it o chiama il numero verde 800 11 0292. Siamo tornati in studio dopo l'attimo di pubblicità, allora al comando di questa trofeo Oro in Euro quando è stato fatto il primo GPM di giornata della Fortezza, poi ci sarà il secondo che dovrebbe poi decidere di andare a delinearsi della corsa, sono Gaia Realini, la nostra Gaia Realini con Amanda Spratt, tutte e due della Trek Segafredo, un grande lavoro, eccole qui le immagini in diretta, siamo in discesa, come detto c'è stato un grande forcing da parte della Trek, no? È partita Tyler Wiles che sembrava dovesse solo mantenere, era chiaro che stava cercando di fare ritmo per mantenere davanti le due, le atlete del suo compagno di squadra, poi è partita Brody Chapman, la campionessa australiana, a fare un ritmo ed è stata lì che ha fatto la prima selezione, sono rimaste una decina di atlete, il gruppo si stava spezzando al momento che c'è stata la svolta a destra che è iniziata veramente la salita vera e propria della Fortezza, c'è stato lo scatto delle due atlete, prima la Spratt a forzare per vedere se qualcuno le seguiva, continuata a fare un grande lavoro e poi partita Gaia Realini insieme a lei, sono state senza problemi potremmo dire le più forti in salita, quindi se ci fosse stato l'arrivo ora in fondo alla discesa diremo che il trofeo Oro in Euro potrebbe essere benissimo loro, perché in salita non ce n'è stato per nessuno, sono state nettamente più forti le due atlete della Trek Segafredo, Gaia Realini con Amanda Spratt sicuramente superiore alle altre in salita, anche perché hanno fatto un buon margine, appena avremo anche i tempi vedremo, intanto siamo dietro con la nostra telecamera e per vedere quello che sta succedendo, intanto vediamo anche, vi diciamo che saranno forse una quindicina le atlete alle spalle di quello che è, chiudere questo gruppo dovrebbe essere Morgan Coston, l'atleta che stava facendo l'andatura in test, che stava facendo l'andatura in salita, adesso sta un po' pagando in discesa, probabilmente sai, bisogna vedere anche se ha doti da discesista, una discesa che non è particolarmente difficile, però bisogna anche sapere tirare il rapporto, il gruppetto dietro che sta viaggiando in lunga fila indiana, ci viene da pensare che ora è il momento di capire.
perché bisognerà capire se ce la possono fare quando passeranno sotto il traguardo, il vantaggio che avranno accumulato sotto il traguardo, perché poi sulla seconda salita potrebbero anche aumentare il vantaggio le due atlete della Trek Segafredo. Passa ora Gaia Realini a fare l'andatura su Amanda Spratt, chiaramente non sono due passiste. Allora, vediamo anche l'aggiornamento dei tempi in cima al GPM per Gaia Realini e per Amanda Spratt. 40 secondi in cima al GPM, incredibile quello che erano riusciti a fare in salita le due scalatrici della Team Trek Segafredo. La differenza che hanno fatto è sotto gli occhi di tutti, perché l'abbiamo viste quando sono partite, prima la Spratt che ha tirato per un lungo tratto e poi Gaia Realini hanno fatto, non dico il vuoto, però se l'arrivo fosse ora a questa svolta, direi che il trofeo Oro in Euro si decide tra queste due, no? Anche il prossimo giro, perché sono più forti in salita. Ma adesso è il momento della verità, perché siamo in pianura, bisogna saper spingere il rapporto. È chiaro che, come possiamo vedere, non hanno un fisico da passiste, ovviamente, però bisogna anche vedere dietro se ci si organizza. Quante forze abbiamo, quante forze anche numeriche hanno le squadre e le altre, perché ci sembrava di aver visto poche formazioni che avevano due elementi, la EF Education ci sembrava che ne avesse una barra due, e in quel momento lì devi anche decidere se aspetti che dietro rientrino, perdi altri minuti. Intanto importanza anche l'alimentazione, Gaia Realini che si sta alimentando, importante, anche se fortunatamente una bellissima giornata fin qui, un po' si è alzato il vento sul lungomare, diciamo, un po' il vento è normale che si sia alzato, questo in caso sempre di una possibile volata. Intanto diamo anche i tempi, eccoli qui la Lavagna, 45 secondi il vantaggio della Realini e della Spratt. In questo momento è la Spratt a fare l'andatura, due atlete quindi al comando, hanno guadagnato poco in discesa, però 45 secondi li hanno mantenuti. Adesso bisognerà capire cosa faranno dietro, perché abbiamo detto, se si decide di aspettare qualcuno dietro è il momento che loro possono guadagnare. In salita non ce n'è per nessuno, loro sono state più forti. C'è sempre Marta Lack, l'abbiamo detto, perché ha sofferto in salita la seconda dell'anno scorso. Marta Lack però è riuscita a stringere i denti, con lei c'era Arianna Fidanza, potrebbe essere sempre la Fidanza a fare l'andatura, ma guardate, chiede il cambio, cerca di sollecitare il cambio, la teta della Cerazit, dovrebbe essere la Fidanza perché da dietro non dovrebbe essere rientrata nessuno, però non c'è accordo perché è Deborah Silvestri della ZAF Cycling Team ad andare a fare l'andatura, e in quel momento lì si ferma, si stoppa tutto. Siamo tornati intanto sulla coppia al comando con Gaia Realini e con Amanda Spratt, due atlete al comando, attacco frontale della Trek Segafredo. Dobbiamo dire l'hanno animata, ci piace veramente vedere certe azioni in questo ciclismo, due atlete, sarebbe bello vedere sempre corse così. E adesso è la Israel che si porta davanti con due atlete, Claire Steels che è andata a fare l'andatura, adesso arriva arriva in questo momento proprio Alice Maria Arzuffi che va a sollecitare l'andatura della Cerazit. Chiaramente bisognerà capire, perché in salita il ritmo è difficile andarla a fare con la Lack, che è stata parecchio in difficoltà, quindi bisogna andare con un ritmo regolare se non si vuole mettere in difficoltà l'atleta. L'atleta seconda l'anno scorso, come detto, la Lack. In questo momento in seconda posizione c'è Tamara Dronova, l'atleta della Israel, insieme a lei c'era Claire Steels che stava facendo l'andatura, vantaggio, lo ripetiamo, 45 secondi. Hanno guadagnato 5 secondi anche in discesa, li hanno portati a casa, come si dice in gergo, perché non ci si aspettava che in discesa potessero guadagnare, però da dietro sono andati un po' più calmi. Quando passeranno sotto il traguardo avranno fatto esattamente 85 km di gara, quindi mancheranno sempre quei 20 km poco più da percorrere, l'ultimo giro con la Fortezza. Ora anche gli atleti della EF, della Education TBCO, è andata a fare l'andatura Lauren Stephens, che è andata, adesso ora sono le formazioni, possiamo dire, favorite, no? La IF che è andata avanti, la Israel con due atlete, la Cerez con la Arzuffi, abbiamo detto ieri è stata la
è stata l'atleta migliore italiana ieri alle Strade Bianche, ma siamo tornati con coloro che hanno animato la corsa dopo la prima ascesa della Fortezza, Gaia Realini e Amanda Spratt. A fare il ritmo ora è la Spratt, la Realini probabilmente ha bisogno, sì, starà un po' anche riposando le gambe in salita, anche se è stata la Spratt a fare il ritmo in salita più della Realini, quindi la differenza l'ha fatta la Spratt, però comunque sia la Realini potrebbe servirle di più in salita. Eccole qui il gruppetto al loro inseguimento, ultimo rilevamento tempi 45 secondi, è sempre l'Arzuffi che sta facendo l'andatura, dietro anche le maglie della UAE Development Team, poi quelle della Israel, insomma le formazioni delle favorite della UAE abbiamo visto inquadrata a fare l'andatura, non proprio l'andatura, in Federica Piergiovanni, che eccolo lì, è andata a fare ora l'andatura la Piergiovanni. Sta cercando un po' di collaborazione, che appena l'Arzuffi è arrivata ora la Stevens della IF a fare, ma si va a scatti, quando c'era l'Arzuffi a fare l'andatura si andava più regolari. E intanto in questi lunghi ridirizzoni non vorrei mai essere nelle due atlete che sono al comando, perché è vero che sono due e comunque si danno i cambi regolari, però quando c'è un po' di vento e quando è vento contrario, due contro un gruppo che comunque non è organizzato, perché abbiamo visto è andata avanti la Piergiovanni, si è voltata a cercare, è arrivato lo scatto della Stevens, dell'IF, difficile un po' capire come può andare a finire. È chiaro che si attraccano con una ventina di secondi anche l'ultima ascesa della quella definitiva dell'ascesa della Fortezza, potrebbero guadagnare altri 20 secondi, anche di più di 20 secondi, perché ne hanno guadagnati 40, quindi e non sono riuscita ad andare a prendere, anche perché dietro poi bisogna organizzarsi. Siamo dietro con adesso sembra essersi trovato l'accordo, diciamo che non si va a girare, c'è un atleta della F, ovvero la Stevens, dovrebbe essere lei a fare l'andatura, Lauren Stevens della IF Education TBCO. Ecco ora la Piergiovanni, adesso si inizia a girare, sembra che ci abbiano sentito, la Piergiovanni che chiede a Piero Germelli di dare anche i tempi, e poi ecco sta andando davanti la Piergiovanni, poi c'era la Arzuffi, sempre lei, a momenti poi arriveremo, ci metteremo in quello che è il lungomare, bellissimo, perché bisogna dire che come arrivo scenografico è bellissimo, perché arrivare a due passi dal mare non ha veramente prezzo. E siamo tornati con le prime due, Gaia Realini a fare l'andatura in questo momento, alle sue spalle c'è la Spratt. Sono partite come detto in salita, l'ultimo rilevamento qualche chilometro fa avevano 45 secondi, quindi ve li daremo probabilmente i tempi, ve li daremo sotto il traguardo, perché sotto il traguardo andremo a prendere il tempo e vi daremo anche il distacco in tempo reale per queste due atlete. Eccole qui ancora Gaia Realini e Amanda Spratt, le due atlete che sono partite in salita quando è iniziato il pezzo duro della Fortezza, hanno deciso di attaccare, grande lavoro delle compagne di squadra, bisogna dirlo, grande lavoro, perché hanno fatto un grandissimo lavoro, prima la Wiles, poi la Chapman tra l'altro è riuscita, la campionessa australiana, a rimanere, perché in cima al GPM era insieme al drappello delle inseguitrici, c'è ancora, quindi vuol dire che il motore, oggi la gamba gli sta resistendo, ha fatto un grande lavoro per loro due. Non abbiamo visto se c'era la Backstead, intanto è la Stevens a fare l'andatura in testa al gruppo con l'Arzuffi in seconda posizione, ovviamente loro, l'Arzuffi sta lavorando per la LAC che è seconda l'anno scorso qui al trofeo Oro in Euro, alle spalle di Sofia Bertizzolo, chissà che si voglia rifare l'atleta della formazione della Cirez. Intanto sempre la Stevens in questo momento chiede il cambio, c'è un po' più di accordo in questo momento, c'è, però passa l'ammiraglia, è passata ora l'ammiraglia della Trek Segafredo per andare a raggiungere Gaia Realini e Amanda Spratt, quindi non sappiamo quanto possono aver guadagnato le due davanti o perso anche. L'ultimo rilevamento abbiamo detto dava un vantaggio di 45 secondi, adesso è anche la Piergiovanni che va a fare l'andatura della UAE Development Team, sono le formazioni ovviamente favorite, possiamo dire che stanno facendo l'andatura in testa al gruppo, ma sono loro le mattatrici di questo trofeo Oro in Euro in questo momento.
un lavoro di squadra perfetto. La Wilds, come detto, che ha alzato il ritmo in pianura, ha mantenuto il gruppo compatto. Poi è partita la Chapman, che ha fatto il primo pezzo, ovviamente quello dove tende sempre a salire, ma è leggero, si va sempre di moltiplica su, dove è riuscito e aveva spezzato il gruppo. E poi alla fine il grande scatto di Amanda Spratt con Gaia Realini sulla ruota, e lì se le sono levate tutte di ruota e hanno detto adesso ce ne andiamo. E in cima, pensate, avevano 40 secondi, in fondo praticamente avevano 45 secondi. Sempre l'Arzuffi a fare l'andatura davanti della Ceritz, due maglie della formazione della UAE Development Team, e poi arrivano anche l'atleta della Israel. Ecco l'importanza di avere l'ammiraglia, non solo per il rifornimento ma anche per un fatto morale. Avere l'ammiraglia che ti dà il vantaggio, ma più che il vantaggio probabilmente anche un fatto morale, un fatto di testa. Io parlo sempre della testa, perché come si dice tante volte, il ciclismo 20% gambe ma 80% viene dalla testa, e molte volte può essere anche importante che il proprio direttore sportivo sia lì accanto e vedi l'ammiraglia lì, vuol dire ah cavolo, sto ancora guadagnando, magari continui. Magari se non è nessuno dietro è ancora più difficile. Seguite sempre da una delle due moto informazioni, che oggi erano Piero Germelli e Adriano Dini, due moto informazioni in gara quest'oggi. Le andiamo a prendere da dietro, adesso ci metteremo in quello che è il lungomare, come detto bellissimo, possiamo dire bellissimo l'arrivo qui sul lungomare. La Montignoso ciclismo si può anche godere di queste cose. Attenzione, perché il vantaggio è aumentato, un primo e 10 secondi per Gaia Realini e per Amanda Spratt. Incredibile quello che sta succedendo, hanno guadagnato due atlete che tecnicamente dovrebbero guadagnare in salita, eccole lì, addirittura è aumentato forse il vantaggio, perché ci dà la lavagna ci dà 1,45. Incredibile, incredibile quello che stanno facendo, incredibile veramente, due atlete che tecnicamente dovrebbero guadagnare in quello che è in salita, invece stanno guadagnando in pianura, hanno guadagnato letteralmente in pianura. Fra un po' li vedremo sotto il traguardo. Vediamo, eccolo qui la Stevens che sta arrivando sempre davanti lei a fare l'andatura, dietro altre maglie, ma non c'è l'accordo, perché per perdere così tanto vuol dire che non c'è stata una decisione, e io ero convinto che con quella decisione, quando hanno iniziato a girare, stavano guadagnando, invece no, sono andati oltre il minuto di vantaggio, oltre il minuto, e bisogna fargli solo un applauso a queste due atlete, ad Amanda Spratt ma anche a Gaia Realini, bravissime tutte e due, sono state formidabili. Telecamera fissa che le va già a prendere in questo momento, primo piano per le due maglie, e sentiremo il suono della campana, e se sarà ultimo giro, ultimi 20 km di questo trofeo oro in euro con la nostra Gaia Realini e con Amanda Spratt, il duo della Trek Segafredo che va a prendersi gli applausi del pubblico. Passano ora sotto lo striscione di arrivo per quello che sarà la conclusione, incredibile, ultimo giro, siamo andati anche a prendere sempre l'Arzuffi, instancabile, ieri migliore delle italiane alle strade bianche, sta facendo un grande lavoro per Marta Lack, poi dietro c'è la Pier Giovanni che alle sue spalle, no è Carlotta Cipressi, scusate, Carlotta Cipressi, mi ero sbagliato, che è alle sue spalle, la Cipressi, poi altre maglie, la Steels della Israel e poi la Chapman, sempre dietro a fare da tappo a quella che è per le compagne di squadra. Abbiamo preso anche il tempo, l'abbiamo fatto partire il nostro cronometro per vedere il vantaggio effettivo. Guardate, si aprono e il gruppo dietro non è distante, non c'è accordo, si aprono, non c'è accordo in questo momento, quindi possono ancora guadagnare le atlete al comando, il duo della Trek che in salita è stato sicuramente il migliore, Gaia Realini con Amanda Spratt. È sempre la Stevens a fare l'andatura, siamo a un primo in questo momento, vediamo anche il vantaggio quando passano sotto il traguardo, un primo e 12 secondi, il ritardo per questo gruppo alle loro spalle, si va anche oltre il minuto e mezzo probabilmente, ma è qui che si fa la corsa su questo drappello stiamo vedendo. Passa ora a questo drappello il gruppo dietro,
gruppo più folto, che siamo in effetti sull'1,45, quindi ecco, come aveva detto la lavagna che abbiamo visto prima, era riferita a questo gruppo, 1,45. Gli inseguitori però, le prime inseguitrici sono a 1:12, hanno perso comunque, perché hanno perso, erano a 1,02, altri 10 secondi li hanno persi, perché non c'è accordo. Quando erano vicini al passaggio si sono aperte, e in quel momento lì, quando ti apri, vuol dire che non c'è accordo e davanti guadagnano, e adesso si va a fare la fortezza per la seconda e ultima volta, e queste due atlete sono due che hanno guadagnato 40 secondi in cima alla salita, e poi quando si arriva in fondo, se dietro iniziano a pensare alla possibile volata e non c'è accordo, è lì che sarà un problema. Vediamo subito anche i vantaggi: 1,08 per gli inseguitori, 1,50 per il gruppo. Aggiornati ancora i tempi. Gaia Realini con Amanda Spratt, sono loro due le mattatrici di questo trofeo Oro e Nero, e sarebbe una bellissima vittoria, una vittoria di una squadra importante come quella della Trek. Eccola qui un'altra, Brody Chapman, grande lavoro il suo, il primo lavoro, un primo lavoro eccellente, perché dobbiamo dire, le ha lanciate lei, la Wilds prima in pianura a tenerle davanti, la Chapman a fare un grandissimo lavoro, a ridurre a una decina effettiva il gruppo, quando ancora la strada tendeva a salire, ma leggermente, quando si è svoltata a destra, la strada ha iniziato a salire veramente con più ignoranza, c'è stato lo scatto della Spratt con la nostra la Gaia Realini. Quindi eccole qui, è sempre la Zuffi che si sta sacrificando per colei che dovrebbe fare la corsa per la Cerasitz, ovvero la Marta Lack, seconda l'anno scorso, ma non ci sembra un atleta solo che tira contro due atlete che comunque stanno andando d'amore e d'accordo, è difficile. Un primo 0,8 abbiamo detto, hanno percorso come detto ormai 85 km di gara, 85, mancano gli ultimi 20 km, poco più di 20 km alla conclusione, e l'ultimo GPM di giornata. Primo piano per le due atlete, quelle della formazione della Trek Segafredo, eccole qui, Amanda Spratt con Gaia Realini, chissà che sia di nuovo il tricolore a arrivare qui vittorioso al trofeo Oro in Euro. Dobbiamo dire, un tripudio che è iniziato nel 2018 con la vittoria di Marta Bastianelli, poi Laura Tomasi nel 2019, l'anno di stop, e poi il ritorno del tricolore di nuovo a splendere con Rachele Barbieri nel 2021 e l'anno scorso Sofia Bertizzolo, quest'anno di nuovo un'altra atleta italiana. Ma che vittoria potrebbe essere, perché nelle ultime due edizioni c'era stata la volata, se arrivassero così sarebbe un arrivo imparata per la Trek Segafredo, per la Gaia Realini e per Amanda Spratt. Grande lavoro, abbiamo detto, l'abbiamo sottolineato più volte, un grande lavoro, Tyler Wise che ha lavorato in pianura per tenerle davanti, quando la strada è iniziata a salire è stata la Chapman a prendere in mano a fare la selezione per rimanere in 10 atlete, quando la strada è diventata più ignorante la Spratt ha dato quello scatto e ha fatto guadagnare che 40 secondi al duo della Trek, che in pianura non ha perso come si pensava che le due atlete che vanno così forte in salita possono perdere, per il mancato accordo dietro hanno guadagnato fino a prendere altri 28 secondi, perché il vantaggio è quasi sfiora il primo e 10 secondi. Non c'è accordo perché è sempre un atleta sola, prima era la Zuffi, adesso è la Stevens, adesso a fare l'andatura è andata della formazione della UAE, la Cipressi, però torniamo di nuovo davanti, non possiamo lasciarle un secondo le due atlete della Trek, grande lavoro chiaramente, ci viene da dire, se sono tra le migliori formazioni a livello internazionale la Trek Segafredo, un motivo c'è, perché anche oggi in questo trofeo Oro in Euro, e sarebbe un grandissimo risultato, bisogna dire che fino a qui una bellissima edizione del trofeo Oro in Euro, anche questo bisogna dirlo, perché l'hanno animata, l'hanno corsa fortissimo, perché in pianura sono andate forte, ma è stata sulla fortezza che oggi hanno animata ancora di più. Se l'altra edizione è stata animata, questa di oggi è stata ancora più animata, complice anche probabilmente il gioco di squadra, come detto, della Trek, e la Chapman che è sempre a rompere i cambi davanti, solo due atlete davanti, e la Chapman quando arrivano, vantaggio che è aumentato, 1:15 per le due atlete della Trek, perché è sempre la Zuffi davanti, ricordiamo la Zuffi ieri migliore italiana alle strade bianche, ma oggi si sacrifica per colei che l'anno scorso è arrivata seconda, la Lack, ma il problema è che se non vanno a chiudere la Cirez dovrà smettere di tirare in salita, perché la Lack è arrivata in cima al GPM veramente al gancio, come si dice in gergo, perché era in ultima posizione, stava faticando a mantenere le ruote delle migliori e
quindi la Cirez potrà provare a tirare ora, ma se dopo qualcuno prova a tirare la stilettata in salita, la LAC che era al gancio prima potrebbe pagare in questo dazio, a meno che non stesse ovviamente riposando le gambe per questo momento. Però lei, che è un atleta più veloce, su una salita come quella della Fortezza potrebbe più pagare. Brillantissima, continua a essere brillante la Chapman, che continua a rimanere lì a rompere i cambi, continua a girare sempre le solite tre e neanche a girare, perché continuano, e intanto si sta andando ad attraccare di nuovo la Fortezza. Hanno guadagnato 40 secondi il giro prima, vedremo se riusciranno di nuovo a guadagnare. Questo è il loro terreno, questo è il terreno di Gaia Realini e di Amanda Spratt. Possono assolutamente guadagnare le due atlete della Trek. Nel giro precedente hanno guadagnato, pensate, 40 secondi in discesa, hanno preso 5 secondi, 45 secondi in discesa, e poi all'arrivo avevano guadagnato altri secondi perché avevano esattamente un primo e 8. Adesso il vantaggio è di 1,15 sulle prime inseguitrici. La strada, come potete vedere, il dettaglio della Fortezza, siamo solo all'inizio, non è proprio iniziata la vera salita, si va di rapporto qui, si va di rapporto perché la strada tende a salire, questo sì, ma si va di rapporto ancora, non si mette il rapporto più leggero, adesso si può continuare a spingere. Quando si svolterà a destra, lì dove prima la Chapman si è spostata ed è partita Amanda Spratt, si potrà vedere anche quello che succederà. È ovvio che andranno d'amore e d'accordo, come si dice in gergo, le due atlete, stessa maglia, quelle della Trek Segafredo davanti, maglia ovviamente maglia anche ovviamente World Tour, e anche questo è una cosa che ha aggiunto di più, no, a questo che prima diceva anche Fabio Argentini di Oro in Euro, che prima ha voluto sottolineare, no, il fatto di lo sforzo che ha voluto fare proprio insieme alla Montignoso Ciclismo e a Oro in Euro Italia e Svizzera di portare l'internalizzazione, il trofeo Oro in Euro, perché questo, guardate, davanti due atlete di una delle migliori formazioni a livello di ciclismo femminile, ovvero la Trek Segafredo, con due atlete, e una è italiana perché Gaia Realini, ci fa sicuramente piacere vedere il tricolore. Inizia a salire la strada un po' più cattiva e inizia a spingere sui pedali Gaia Realini, inizia a spingere ancora di più l'atleta della Trek Segafredo con Amanda Spratt alle sue spalle. Vedremo quanto guadagneranno in questa tornata, in questa ultima ascesa, quella che poi porterà al traguardo. Si parlano un attimo, si guardano le due atlete della Trek Segafredo, adesso la strada veramente sale di più e bisogna fare il ritmo. Amanda Spratt, ci viene da dire che hanno una pedalata bellissima, sia la nostra Gaia Realini ma anche l'altra atleta Amanda Spratt. Il pubblico, che è invisibilio veramente sulla salita della Fortezza, sta applaudendo le due atlete della Trek Segafredo, perché bisogna solo applaudirle, le due atlete che stanno facendo un grande lavoro. Grande lavoro per le due atlete davanti, e siamo tornati sul gruppo. È sempre la Stevens a fare l'andatura, però adesso si è rallentati perché in questa ascesa o qualcuno prende in mano le redini, oppure se ne vanno all'arrivo quelle due, oppure sarà tripudio per la Trek Segafredo. Se nessuno si muove saranno loro a poter festeggiare. È sempre la Stevens che fa il ritmo, devono ancora arrivare alla svolta loro, devono ancora, svoltano ora in questo momento, con la Steven a fare l'andatura dietro. Vediamo, forse qualche attacco ci sarà, perché bisogna andare a riprenderle qui davanti, non è detto che ce la facciano perché vanno forte. C'è un attacco, ci sembra Maya Israel in questo momento, è Claire Stills che prova l'attacco e dietro è la maglia della Cires. Vediamo la Stills che ha tirato una stilettata, scusate il gioco di parole, che ha provato lo scatto. Maya della Israel messa in fila indiana, non gli sono andati proprio via. Potrebbe essere Marta Lack dietro, che invece di correre in difesa ha deciso di attaccare. Maya della Cofidis in seconda, è proprio la Stills a fare l'attacco, ma occhio perché la Chapman, che gara sta facendo Brody Chapman, la campionessa australiana che è in quarta posizione a rompere i cambi. Che condizione per l'atleta australiana. Davanti siamo tornate con le due battistrada. Primo piano per Gaia Realini, alla sua ruota Amanda Spratt, grande lavoro di squadra, grande veramente... Vantaggio che è ancora aumentato, un primo e 20 secondi il vantaggio sul questo drappello di corridori. Vediamo, è sempre la Stills che sta facendo l'andatura, però in questo momento, guardate, mi viene da dire Brody Chapman, che condizione, che gamba che ha la campionessa australiana in terza ruota a rompere i cambi. Come si è mossa la Stills, si è mossa la maglia della Cofidis, lei lì, era in terza, era in quarta ruota, era in terza ruota, sta pedalando veramente bene anche in casa.
caso che vengano comunque riprese. Noi siamo sempre per chi ha il coraggio, no? E oggi sia Gaia Realini che Amanda Spratt hanno dimostrato coraggio. La Chapman ha una grandissima gamba, Brody Chapman seconda posizione, adesso è la Cofidis ed è la Morgan Coston che sta facendo il ritmo su quello che rimane di questo il drappello di atlete, ma eccole qui le due atlete e hanno ancora una buonissima pedalata, soprattutto anche Gaia Realini che si alza parecchio sul pedale essendo una più fisico da scalatrice, ma per quello che riguarda sta pedalando molto bene. Mi piace molto Amanda Spratt perché rimane seduta, non si alza quasi mai sui pedali, ha una pedalata e ha veramente un ritmo importante. Non sembra, perché fa più effetto vedere Gaia Realini che si alza sui pedali, però Amanda Spratt sempre seduta con il suo ritmo riesce a fare un ritmo che, come ha dimostrato prima, gli è bastata una stilettata, si è messa a sedere, ritmo fisso, quella la cadenza di pedalata, è quella l'importanza. Si rifermano dietro e davanti riguadagnano, si rifermano dietro e riguadagnano davanti. Ora passa a fare l'andatura Gaia Realini, come detto nel dettaglio, si è alzata per la prima volta ora, intanto, tanto per dirne una, si è alzata ora nel dettaglio Amanda Spratt, una delle formazioni, possiamo dire, numero uno al mondo, la Trek Segafredo, veramente come formazione. Qualche anche all'UAE hanno fatto, Mambasa hanno veramente fatto una grandissima cosa all'UAE, sono riusciti a fare una grandissima gara, quindi non c'è nulla da dire, non ci stupisce vedere queste azioni perché stanno ovviamente ancora la Coston che prova a fare il ritmo, ma la Chapman è sempre la Chapman ad andare a chiudere, chiunque si muova deve fare i conti con la Chapman. Dietro mi sembra che la Cirez sta provando a tenere a galla la LAC perché si stava staccando, vedo che c'è una compagna che c'è la cerca di tirare su, infatti mi sa che è la LAC in ultima posizione di questo drappello, sta cercando di stringere i denti. Siamo intanto tornati con le due battistrada, Amanda Spratt di nuovo a fare il ritmo, dicevamo che dietro c'era la LAC che stava un po' cedendo, però potrebbe anche essere un'illusione, però anche prima era un po' all'aggancio. Siamo ormai vicini al GPM e vedremo quello che succederà al GPM. Vediamo, eccoli, passano ora Amanda Spratt in prima posizione, Gaia Realini, passano ora le due atlete al GPM. Dietro non c'è accordo, è dietro veramente, si va a scatti contro scatti. Ora c'era la Coston che stava facendo l'andatura e di nuovo la Stills che prova a tirare uno scatto, ma niente da fare, sempre le maglie della EF e poi la Chapman. Brody Chapman ha fatto un grandissimo lavoro oggi, è stata con lei che ha una grandissima gamba, questo sicuramente va riconosciuto perché ha fatto lei la selezione che ha portato poi lo scatto delle due atlete della Trek, ma Brody Chapman che è lì, guardate, stanno venendo via in 5 e lei è in terza ruota a rompere i cambi a quello che è grande condizione della campionessa australiana che prima ha lavorato per le due compagni di squadra. Vengono via in 4 la Stills della Israel con una maglia della EED Education TBCO, poi la Chapman in terza ruota, due maglie della Cofidis, una mi sembra la Coston che è un po' più in difficoltà, la maglia della Cofidis, ancora un altro scatto della Stills, non siamo un minuto intanto, è vantaggio di un minuto intanto, vediamo quanto avranno guadagnato, siamo già oltre il minuto per il GPM. La Chapman sta pedalando benissimo, io lo so, lo dico 30 volte della Chapman, però è incredibile quello che sta facendo la campionessa australiana. Lì davanti la Stills ha provato 2, 3, 4 volte, vediamo, sono due maglie della Cofidis. Intanto siamo con le immagini piombate davanti, vi dico che siamo oltre il minuto e 30 il vantaggio intanto. Vediamo ancora, siamo in discesa, inizia per loro la discesa, vantaggio che in cima dovrebbe essere, ecco, non sono ancora al GPM, pensate, non dovrebbero essere ancora arrivati al GPM le atlete che stiamo vedendo all'inseguimento, 5 atlete sono venute via, sembra che l'abbiamo chiamato, no? L'anno scorso volata, quest'anno 6-7 atlete, vediamo quello che sta succedendo, due maglie Cofidis, una dovrebbe essere la Coston, la Stills è dell'atleta della Israel, poi c'è la Chapman, la campionessa australiana, grande lavoro, io vorrei fare un applauso veramente a Brody Chapman che ha fatto un lavoro, è stato il primo lavoro, la Wilds per tenerle davanti, la Chapman per fare la prima selezione,
tensione per lo scatto di Gaia Realini e di Amanda Spratt. E poi ovviamente è lì davanti per mantenersi. E vediamo parte della EF, si tratta di Veronica Ewers, è Veronica Ewers della EF. Vediamo le due maglie, si tratta in questo momento oltre alla Coston della formazione Spelakern, sono loro che sono all'inseguimento. Occhio perché dietro c'è una maglia della Trek, quindi potrebbero fare cappotto primo, secondo e terzo nel caso in cui si arrivi in volata dietro. Il vantaggio in cima al GPM era di oltre 1.30 in cima al GPM, e andarla a chiudere dietro non c'è l'accordo. La Coston ha una compagna di squadra, come detto, la Kern. Sono Coston e Kern per quello che riguarda la Cofidis, la Steel per la Israel, la Ewers per la Education, e poi c'è la Chapman per la Trek. Sono queste le 5 atlete che stanno inseguendo le battistrada. Trovare l'accordo è difficile quando davanti c'è la Chapman che fa da tappo e dietro le altre 4 atlete che stanno inseguendo. Adesso dovrebbero essere le due atlete della Cofidis, una delle due si deve sacrificare, o la Coston o la Kern. Intanto siamo tornate in studio, dicevamo. Intanto li lasciamo alla pubblicità. Parliamo di soldi. Beh, io una soluzione l'ho trovata. Come ho fatto? Semplice. Cambio l'oro che non uso più. Meglio così. Non vi pare? Oro in euro. Cambi subito. Cambi meglio. In oltre 200 gioiellerie moderne di ritiro e vendita ore preziosi. Trova il punto vendita più vicino su oroineuro.it o chiama il numero verde 800 110292. Siamo tornati qui in studio, vi ricordiamo che è stata affrontata anche la seconda volta della Fortezza, sono sempre davanti, intanto vediamo le immagini in diretta, le due atlete che vedete, Gaia Realini e Amanda Spratt, partite sulla prima ascesa. Per chi si fosse collegato ora, lo ridiciamo, grande lavoro della Trek Segafredo, prima la Wiles che ha provato a mantenere davanti, poi la Chapman che tra l'altro lo andremo a vedere è nel drappello dietro delle cinque che sta inseguendo, grande prima selezione e poi ovviamente il grande scatto di Amanda Spratt. Vantaggio che in cima al secondo GPM era di oltre 1.30, difficile pensare che possano rientrare perché prima avevano guadagnato 5 secondi, sembra una bischierata, no? Dire 5 secondi presi in discesa, ma non è così perché dopo in piano avevano presi altri 20 secondi e dietro ora si va all'arrivo. Trovare l'accordo in questi casi è difficilissimo. Dietro c'è una compagna di squadra, la grandissima Brody Chapman, che ha fatto un grande lavoro oggi, grandissimo, e ha avuto la gamba per rimanere dietro con le quattro contrattaccanti che ora in questo momento farà da tappo. Ci sono due maglie della Cofidis alle spalle, ovvero la Coston che ha lavorato a lungo, l'altra è la Kern. In questo momento, avendo lavorato molto, la Coston proverei a mettere davanti l'altra atleta e tenere riposata la Kern in caso di arrivo in volata. Queste sono tutte ipotesi che facciamo perché poi potrebbe anche andare a aspettare il ritorno da dietro perché non erano distanti. Intanto non c'è la LAC, però le immagini ci fanno vedere che da dietro sono rientrate altre atlete. La Coston è di nuovo in difficoltà in discesa, probabilmente si sono fermate e probabilmente hanno di nuovo perso qualcosa, l'hanno perso la Coston, che abbiamo capito che in la discesa non gli piace. Probabilmente per questo, perché in salita comunque non se l'è cavata male, era stanca nel finale del GPM, era un po' più stanca. Primo piano per Amanda Spratt, per colei che ha attaccato per prima, la Realini gli è salita sulla ruota e poi sono andate via loro due. Dicevamo prima l'importanza del trofeo Oro in Euro, è anche questo. L'anno scorso è passata a gara internazionale e quest'anno possiamo vedere, dall'anno scorso, anche vabbè non è successo perché non c'è stato il modo, però quest'anno stiamo vedendo una grande gara e ci sarà anche un vanto per la Montignoso Ciclismo avere due atlete della Trek Segafredo davanti che si stanno andando a giocare il trofeo Oro in Euro. Non mi lancio in nessun pronostico perché non voglio portare sfortuna a nessuno, ovviamente il mio tifo non è che voglio essere di parte, però il coraggio che hanno dimostrato Amanda Spratt e Gaia Realini bisognerebbe che fosse premiato, quindi anche se non mi lancio
in nessun pronostico e neanche voglio tifare per nessuno, però comunque sia per due atlete che hanno dimostrato tanto coraggio e dietro si fermano, dietro si fermano, quindi vuol dire che guadagnano ancora davanti, dietro non c'è accordo, si guadagna, ci dovrebbe essere la LAC, c'è sicuramente Arianna Fidanza della Ceritz, non sappiamo se c'è la seconda della forma, la seconda dell'anno scorso, la Marta LAC, vediamo. La Costone è rientrata in questo momento un po' in difficoltà in discesa, c'è la Kern anche della Cofidis, ci dovrebbe essere la Stills della Israel, poi c'è la Wales della IF Education, queste sono, erano le atlete che erano in cima insieme, sì, Arianna Fidanza, quindi Arianna Fidanza, poi c'è la Kern della Cofidis, si è voltata, vediamo se l'altra atleta è la LAC, sì, è Marta LAC che sta dicendo qualcosa ad Arianna Fidanza, probabilmente gli sta dicendo di andare a sollecitare l'andatura per evitare che qualcuno parta, poi ora a fare l'andatura c'era Debra Silvestri della ZAF Cycling Team, sono una decina di atlete che stanno inseguendo, forse qualcosa in più, sì. Diciamo che sarebbe stata questa la conclusione se non ci fossero state queste due che andavano via in salita, Gaia Realini e Amanda Spratt, che hanno fatto un mestiere diverso, lo hanno fatto anche in pianura, intendiamoci, perché hanno fatto, io dico sempre che l'hanno vinta in pianura, non l'hanno vinta in salita, scusate se mi viene a volte di ripetere più volte perché il momento, come si dice, sul momento a volte prende anche l'emozione di vedere delle azioni così belle, no? L'emozione dello sport, l'emozione che dà, regala il ciclismo è anche questo, e vedere una corsa che molte volte dice no, ma anche prima della gara si conclude in volata, una ventina di atlete che arriveranno in volata, invece sono andate contro tutti, Gaia Realini con Amanda Spratt hanno deciso di attaccare direttamente in salita e hanno deciso di stravolgere quello che era il pronostico, ovvero di provare a vincere, perché tutti prima della partenza mi dicevano ma no, arriveranno 20 atlete in volata, dicevano, beh 20 atlete in volata ci sono alle spalle, ci sono alle spalle 20 atlete in volata, però non è detto che le vadano a riprendere, perché stanno andando veramente forte davanti, e se le arrivano, arrivano perché sono state più forti in pianura e in discesa, perché anche in discesa, dove è un terreno dove potevano perdere, non hanno perso neanche un secondo. Siamo tornate sempre con le immagini davanti, con le due atlete al comando, Gaia Realini e Amanda Spratt. Amanda Spratt sempre a fare l'andatura. Io, come ho detto prima, no, le emozioni che ci regala il ciclismo e lo sport in generale, ma il ciclismo in questo caso è unico, no? Perché abbiamo visto quello che ci sta regalando, un grande momento con una cosa così, sì, no, ma come ho detto prima, no, si arriva in volata, 20 atlete, che vuoi, non ce la fanno andare via, e invece io prima, no, dicevo magari quest'anno qualcuno ci sorprende, no, all'inizio diretta dicevo qualcuno ci sorprende, qualcuno ci ha sorpreso la Trek, perché quest'anno probabilmente era la tattica, ha detto o bene bene o male male, ci proviamo, poi hanno trovato una Chapman che è in condizione che quando attacca una gli va dietro e chiude tutto. C'è un'altra maglia Trek, potrebbe essere quella di Elinor Backsted, non siamo sicuri perché noi ci lanciamo in questo pronostico, potrebbe essere la Backsted l'altra maglia della Trek, sicuramente la Chapman, io come si dice in gergo, gli farei alla fine, se arrivano gli farei un grosso applauso, io dico sempre se, ci metto il se davanti perché comunque non voglio portare sfortuna a nessuno, anche se è chiaro che stanno andando veramente forte queste due, l'hanno vinta lì dove non l'hanno vinta, in salita dove è chiaro che guadagnavano perché in salita erano più forti, ma l'hanno vinta nella loro debolezza, la debolezza è la pianura, l'hanno vinta lì perché è lì che l'hanno praticamente costruita, no, dietro non c'era accordo, la Stills che prova a venire via ora in questo momento con la Silvestri alla ruota ma non c'è accordo, ancora altri scatti contro scatti e questo non fa altro che avvantaggiare le due atlete che sono al comando. Abbiamo ricordato che poco fa il vantaggio in cima al GPM era di oltre un primo e 30 secondi. Vediamo la Stills, si volta, cerca collaborazione, si viaggia a una grossa velocità, a un'alta andatura, però è difficile ovviamente riuscire ad andare a chiudere. Vediamo cosa succederà. Siamo tornati di nuovo con la nostra moto ripresa 1 sulle due battistrada. Eccole lì, Amanda Spratt e Gaia Realini. Quante volte le avrò nominate? Quante volte? 4 km alla conclusione. Cartello che indica 4 km alla conclusione, signori e signori. Siamo negli ultimi 4.000 metri ormai. 4 km alla conclusione. Vediamo. Gaia Realini e Amanda Spratt, che gara che hanno fatto, io quante volte le avrò nominate da quando è partita la loro azione, non lo so, l'avrò
nominate, non lo so, 60, 100 volte, però se lo meritavano, perché quando hanno coraggio, l'ho detto prima, no, delle emozioni che ci regala lo sport, in questo caso che ci regala il ciclismo, no, con questa azione dietro non c'è accordo. Intanto dietro mi sa che Elinor Backstead è l'atleta della perché la Chapman di nuovo si è messa, viene da ridere perché si è messa di nuovo a disposizione, e mi sa che è proprio la Backstead in questo caso, e mi sa è proprio lei, Elinor Backstead, occhio, la figlia d'arte. Suo padre ha vinto una certa Parigi-Roubaix, se non sbaglio, qualche anno fa, più di 20 anni fa, ha vinto una certa Parigi-Roubaix, Magnus Backstead. E lei ora è qui che si gioca una posizione di rilievo al trofeo Oro in Euro. E comunque è lì e dice, se andate a prenderle, poi io ci sono io dietro. E la Chapman che si è messa a disposizione è andata a cercare la Backstead per metterla a ruota, per dirgli vediamo come andrà. Vediamo... Ancora scatta, ancora la Stills con la Coston sulla ruota. Cartello, un chilometro di differenza c'è, un chilometro, perché sono ai meno 5 per il drappello all'inseguimento, quindi un chilometro preciso, anzi un chilometro, più di un chilometro di vantaggio per le due battistrada, che come dico, la differenza l'hanno fatta dove è il loro punto debole, perché il loro punto debole era la pianura. Molti dicevano se perdono, perdono in pianura, ma in quel momento lì hanno guadagnato. Quando guadagni 20 secondi in pianura perché dietro non c'è accordo, è difficile che poi vai a riprendere. Gaia Realini a fare l'andatura, Amanda Spratt dietro in seconda posizione. Vediamo anche il primo piano, se la meritano tutte, chissà se dietro la Backstead in una volata farà cappotto per la Trek Segafredo. 3 chilometri alla conclusione per le due atlete al comando. Che cosa? Guardate la Kern che sta parlando con la Coston. Chissà, magari si sono già belle, ci sono già sacrificate dicendo vabbè, giochiamoci un piazzamento. Ecco la Backstead che sta parlando con le altre atlete. È chiaro, mi sembra che ci sia un momento di rilassamento dietro. Non vorrei sbagliarmi, ma mi sa che dietro si è un po' iniziato a pensare alla terza posizione. E mi sa che è così, perché la Stills è davanti e non ha intenzione assolutamente di tirare per le altre. L'unica, tra l'altro, mi sa della Israel. No, c'è un'altra componente della Israel. La Backstead, tra l'altro, era molto rilassata, avendo anche due compagne, anche facile. Però mi sembrava che, a parte questo scatto, parte ora un atleta, ora in questo momento è partita in questo momento Margot Van Bakke, che è della Park Hotel Valkenburg, è partita ora in questo momento, ma davanti hanno fatto un altro mestiere. A momenti gireremo a destra e entreremo nel lungomare per vederle arrivare in questo bellissimo scenario a due passi dal mare, quello che vedrà arrivare, e ci aspettiamo che ci sia un grandissimo applauso, veramente un grande applauso per quello che hanno fatto queste due ragazze, Amanda Spratt e Gaia Realini, che è davanti a fare l'andatura. Vediamo ancora primo, eccoli, 2 chilometri alla conclusione, ormai siamo vicini allo striscione dell'ultimo chilometro, le immagini già che siamo andati a prendere dall'arrivo, il pubblico c'è, quindi pronti ad applaudire le mattatrici di questa 14ª edizione del trofeo Oro in Euro. Dietro vediamo la UAE, sta provando, ma credo che ormai si giochi per un piazzamento. È la UAE in questo momento che sta provando con Federica Piergiovanni, ma dietro la Chapman che probabilmente cercherà di pilotare la Backstead in una volata per il piazzamento. Arriva la Kern davanti della Cofidis, volata pericolosa, eccola lì, la Backstead che è davanti, la Backstead si porta sulla ruota, la Kern va a lavorare un attimo, la Backstead e la Chapman che ha un attimo parlato anche per capire, guardate, stanno parlottando, ormai credo che l'abbiano capito anche loro quello che sono riusciti a fare Gaia Realini e Amanda Spratt. Che lavoro che hanno fatto, grandissima emozione che potrebbero fare dietro la Backstead. La Chapman stava parlando con l'ammiraglia, svolta ora a destra in fondo al lunghissimo dirizzone che porta poi verso l'ultimo chilometro e poi l'arrivo finale. Che cosa hanno fatto queste due ragazze, che cosa hanno fatto dietro, ancora altri scatti, ma è la Chapman che prima stava parlando probabilmente per capire il da farsi anche dall'ammiraglia con la Backstead. Probabilmente toccherà a lei pilotare la Backstead per provare a fare cappotto della formazione della Trek Segafredo, perché in caso di terzo posto della Backstead o della Chapman sarebbe un grande tripudio. Vediamo
quello che è ancora la Chapman che chiede ultimo chilometro, intanto ultimo chilometro per loro, se lo andranno a godere il pubblico sicuramente che li andrà ad applaudire, le due atlete che hanno fatto, che cosa hanno fatto queste due, Amanda Spratt e Gaia Realini, che cosa hanno fatto, una grandissima emozione vederle arrivare qui, le altre due, le ultime due edizioni concluse in volata, ma quest'oggi è un'altra storia, quest'oggi se ne sono andate in salita, hanno guadagnato in pianura e se ne stanno andando, hanno capito, nessuno li può più prendere ragazzi, nessuno vi può prendere, applausi veramente, non sappiamo cosa si sono dette, ma probabilmente c'è stato solo dirsi brave, bisogna solo dirgli questo a Gaia Realini e Amanda Spratt, hanno fatto un altro mestiere, è un altro mestiere quello che hanno tirato fuori dal cilindro, la Trek Segafredo, telecamere fisse per loro due, Gaia Realini e Amanda Spratt, non ci sarà neanche volata, non c'è bisogno, si arriverà in parata, è un arrivo realmente in parata, dietro si prepara solo la volata per il terzo posto, ci si sta organizzando, si volta la Spratt, la Realini 200 metri al passaggio, si stringono la mano, è solo un tripudio quello che sarà, vediamo Amanda Spratt e Gaia Realini, vediamo il trofeo oro in euro. Parla della Trek Segafredo, vittoria della Realini, Amanda Spratt in seconda posizione, è un primo e secondo posto incredibile. Andiamo a vedere anche la volata per il terzo posto, la Cofidis si organizzano un po' tutti. Vediamo anche come voltano ora. Vediamo, è sempre la Education First. Vediamo come andrà a concludersi, è sempre la Ewers ora, e guardate la Backstead, occhio al cappotto della formazione della Trek con la Brody Chapman a pilotare, la Elinor Backstead pronta, davanti intanto c'è anche la Cheritz. Vediamo ancora. Vediamo anche la volata del podio per vedere il podio, occhio alla Lack che è lì davanti, Marta Lack seconda posizione l'anno scorso, occhio al treno della Trek Segafredo, al momento dovrebbe partire la Chapman per lanciare Elinor Backstead per quella che sarà la volata, occhio veramente, si mantiene lì, prova a dar noia Marta Lack, quella che potrebbe essere, però ci sembra che sulla ruota della Lack ci sia un'altra maglia, dovrebbe essere la fidanza. Vediamo, dovrebbe essere Arianna Fidanza forse a fare la volata per Aceriz ed è così perché si sta sacrificando, sembra essere la Lack e vediamo, parte ora la volata con una maglia Cofidis, potrebbe essere la Kern, vediamo la volata, prova a uscire Elinor Backstead e la maglia della Cofidis sempre davanti, vediamo la Backstead, no, è rimasta dietro, la maglia della Cofidis, vediamo terza posizione, forse è la Kern, potrebbe essere la Kern o la Coston. Eccole lì, allora si va a delineare anche quello che è il podio, terza posizione per una maglia della Cofidis. Vediamo ancora quello che è stato un grandissimo trofeo oro in euro, grandissima emozione oggi, ci hanno veramente fatti emozionare tutti con Gaia Realini, Amanda Spratt che hanno... fatto un grande lavoro, insomma, comunque è stato un grande lavoro di squadra più che altro, quindi c'è poco da dire, c'è poco da fare più che altro, non c'è molto da dire su queste cose. Gaia Realini è l'ennesima italiana, la quinta che vince dopo la Bastianelli, la Tomasi, la Barbieri e la Bertizzolo, adesso chiaramente c'è un'altra, parla ancora italiano il trofeo oro in euro, così perché la Gaia Realini quest'anno è stato un trofeo oro in euro veramente bellissimo, veramente stupendo. Io bisogna fargli veramente solo gli applausi, anche a questi che stanno arrivando ora, perché non bisogna fare assolutamente distinzione, però
di un'altra categoria. Le prime due hanno fatto un grande lavoro e oggi se la meritavano tutta veramente. E vediamo ancora altri arrivi, sono partiti la prima volta, un grande lavoro della Trek. Avevamo detto non l'abbiamo mai vista la Trek, no? È partita la salita e si sono viste prima la Whites, poi la Chapman, insomma è stato un grande lavoro di squadra. E Amanda Spratt con Gaia Realini è riuscita a fare un grande lavoro. Io spero, bisogna solo fargli veramente complimenti a questa formazione che ha lavorato benissimo oggi con primo e secondo. La Baxted ha provato a fare la volata per il terzo posto, niente da fare. La Cofidis è arrivata terza, dovrebbe essere la Kern. Intanto siamo tornati in studio. Io devo dire che mi sono emozionato oggi, no? Perché molte volte si parla dello sport che ci emoziona poco, però in quest'oggi ci siamo emozionati molto e siamo convinti che era giusto così, insomma. Sono state le più forti, hanno vinto, soprattutto secondo me l'hanno vinta sfruttando i loro punti deboli, perché molti avrebbero detto che in pianura si perdeva, potevano perdere, o meglio potevano perdere diversi secondi, perché essendo due atleti che in salita se la cavano molto meglio, no? Specialmente Gaia Realini, che basta vedere il fisico da scalatrice, esile, insomma. E invece questa volta qui sono stati veramente forti, sono stati ad un'altra, hanno fatto un altro mestiere. In salita sono state forti e in pianura sono state ancora più forti, perché io lo continuo a dire che in pianura hanno costruito questa vittoria del trofeo Oro in Euro, che anche quest'anno ha visto una bellissima edizione, che anche quest'anno abbiamo sentito prima Fabio Argentin di Oro in Euro. Okay. E intanto stanno arrivando... Allora, intanto sta arrivando con noi in... Sì. Allora, Gaia, allora avete fatto un lavoro di squadra incredibile, no? Perché sei partita in salita con la tua compagna, prima però c'è stato un grande lavoro ancora prima, quindi oggi è riuscito tutto perfetto. Sì, diciamo che... E non avevamo lo spunto veloce, quindi sapevamo di dover giocarci le nostre carte in salita. Abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra prima, diciamo, di imboccarla, e grazie a Eleanor Baxted, la Chapman e Taylor Wilde, e che ci hanno permesso di imboccare nelle prime posizioni la salita. Poi io e Amanda abbiamo fatto il forcing e già dalle prime battute della salita abbiamo visto che eravamo rimaste in due, quindi dall'ammiraglia ci dicevano di spingere sempre più forte, e poi anche nel secondo giro abbiamo mantenuto il gap e è andata bene, ci siamo giocate le nostre carte e siamo riusciti a prendere i primi due gradini del podio. Bene, ti lasciamo intanto andare alla premiazione, perché qui c'è la tua compagna di squadra Amanda, che sicuramente anche lei è stata una delle protagoniste quest'oggi. Allora Amanda, congratulations for this podium. A great teamwork today. And did you think so today? Yes, today we were very motivated for our race in Italy, and really great teamwork. Our teammates set it up really well, and I could go away with Gaia on the climb, and she was so strong the whole day and all year she's been very strong, so I'm very happy that she could get this win. Thank you for you and to last the podium. Thank you. Allora, abbiamo sentito le parole anche prima di Gaia e anche di Amanda, che hanno fatto sempre, insomma, hanno parlato chiaramente del grande lavoro di squadra. Anche Amanda Spratt, che ha sottolineato il grande lavoro, che era quello l'idea della squadra, era questo, ce l'ha sottolineato più volte anche lei, dicendo che era quello che volevano provare, il grande lavoro. Poi ovviamente Gaia ha fatto anche nomi, no? La Wiles, la Chapman soprattutto, e anche la Eleanor Baxted, che a questo punto era quella, mentre Amanda si è più sottolineato del fatto che era quello che volevamo fare, ovvero provare a fare qualcosa sulla salita. Intanto aspettiamo ovviamente la terza classificata per quest'oggi. Era una maglia della Cofidis, non abbiamo ancora capito.
Ah, allora è un'altra maglia, è un'altra italiana quindi che parla, perché ci comunicano ora che della Cofidis era Martina Alzini. Siamo contenti, siamo veramente contenti di poter dire che prima e terza è la maglia. Ecco, io vorrei sottolineare una cosa che Fabio Argentina di Noro Euro mi ha detto prima della, durante la diretta quando è arrivato qui, no? Del fatto che il lavoro, hanno capito l'importanza che insieme a Montignoso Ciclismo, l'importanza che aveva questa gara, di quello che poteva significare una gara come il trofeo Oro in Euro qui a per anche con il Montignoso Ciclismo. E ovviamente era questo. Intanto con noi è di nuovo Fabio, ti stavo nominando Fabio perché in effetti hai parlato prima di un grande lavoro e alla fine hai nominato una squadra, la Trek, e anche questo per essere diventati internazionali, aver visto qualcosa in più. Sì, beh, un podio di questo genere era quello che speravamo, sognavamo, e devo dire che le ragazze sono state fenomenali. L'arrivo in parata di due ragazze di questo livello è impagabile. La terza, che è un'italiana, una squadra francese che nei prossimi anni vedremo sempre di più svilupparsi, ma proprio tutta la gara, le ragazze si sono impegnate, un attacco così da lontano era impensabile, eppure è avvenuto, un inseguimento feroce, ma nonostante questo loro sono arrivate. Gaia Realini è una piccola realtà, ma probabilmente nei prossimi anni la vedremo al Giro d'Italia o al Tour de France. Certo, sono d'accordo anch'io, sono d'accordo. Allora, ti lasciamo andare perché è arrivata alla, quella è nominata della Cofidis, Martina Alzini, che ovviamente ci sta raggiungendo, Martina, qui per questo podio. Vieni Martina, accomodati pure. Allora, mi viene da dire... Sì, sì, certo, puoi prendere il microfono. Allora, le tue compagne nel finale, abbiamo visto, avevi la Coston davanti, hanno parlottato parecchio, no? Probabilmente l'idea, purtroppo sono andate via la Realini e la Spratt, perché viene da dire purtroppo, però comunque le tue compagne ci hanno creduto in te, no? Per lanciarti questa volata. Sì, hai detto bene, avevamo due ragazzi davanti, Morgan Coston e Spela Kern, e diciamo che questa mattina siamo partite con una tattica ben definita e c'erano diverse sfaccettature. La squadra che abbiamo portato qui oggi è una squadra composta da per la maggior parte ragazzi molto forti in salita e io, che ero diciamo così la seconda carta da giocare. Sono davvero molto contenta, non solo per questo risultato, ma perché le mie ragazze, le mie compagne di squadra hanno dimostrato che quando lavoriamo solidamente insieme ognuno si può giocare la propria carta, ma alla fine il risultato che viene è il grande lavoro della mia squadra. Ti lasciamo andare anche a te al podio e complimenti ancora anche per questa posizione. Allora, abbiamo sentito le tre protagoniste, insomma tre delle tante protagoniste che sono state quest'oggi. Siamo contenti, come abbiamo detto, come ha detto anche prima Fabio Argentine, del fatto che la prima e la terza sono italiane, quindi siamo molto contenti. Sembra che l'abbia lanciata io, no, questa idea, perché prima quando siamo entrati in diretta ho detto si è sempre conclusa in volata, chissà che quest'oggi magari qualcuno porti via un drappello di 7-8 corridori, perché dicevo da soli è difficile, no? Non l'avevo detto, due atlete invece loro mi hanno sbugiardato. Abbiamo sentito le impressioni di Gaia e di Amanda, tutte e due hanno sottolineato il grande lavoro che hanno fatto la Trek, perché io non lo sapevo, perché in realtà pensavo che fosse Elinor Buxted colei su cui fare più affidamento, a parte che poi il piazzamento non è arrivato per la Buxted, è arrivato un piazzamento nei primi 10 probabilmente, ma non è arrivata la vittoria della volata, però a quanto pare c'è stato anche il suo di contributo dietro, anche perché comunque in effetti dietro c'era per rompere i cambi, però la Chapman secondo me è stata colei su cui bisogna fargli una statua oggi e su cui farei veramente una statua per fosse la Trek. Comunque hanno dimostrato per l'ennesima volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, perché non credo che la Trek a livello femminile mai stato problemi. Intanto, allora, noi prima della partenza siamo andati a sentire due persone, le andiamo a sentire queste interviste. Saverio Metti, presidente del Comitato Regionale Toscano. Allora, ormai il trofeo Oro in Euro è diventato un appuntamento fisso, poi c'è stato questo passaggio già successo l'anno scorso a gara internazionale e poi con il connubio delle strade bianche che si è corso ieri, insomma la Toscana protagonista in tutto. Mi fa molto piacere perché il ciclismo femminile è sempre quel ciclismo che pochi ne parlano, almeno nel basso, ma che poi alla fine ci dà quelle soddisfazioni a noi come Italia, come federazione,
perché raccoglie quei risultati che, sia su pista che su strada, che poi fanno la differenza alla fine dell'anno. Loro hanno trovato questa collocazione nel calendario giusta, perché chiaramente dopo le strade bianche avere a disposizione un lotto partenti così importante sicuramente gli fa onore, e quindi oggi si svolge questa gara che è un po' classica, forse un po' da velocisti, però io c'era anche l'anno scorso una gara che alla fine non sai mai come va a finire, perché a volte c'è Roberto Poggiali, che è stato un ex professionista, qui oggi non si è voluto mancare per questa bellissima manifestazione che è il trofeo Oro in Euro, e dobbiamo dire che ti sei anche goduto un bellissimo arrivo e una bellissima corsa, no? Sono arrivate due della stessa squadra, bravissima la vincitrice, bravissima quella che ha saputo resistergli in salita. La vincitrice l'avevo vista pochi giorni indietro a Dubai, dove ha preparato il terreno alla Longoborghini, che poi ha vinto, e lei è arrivata di fianco, e oggi giustamente le parti si sono invertite, anche se la compagna era una diversa. Era difficile fare la differenza sulla fortezza, non era così facile prevedere che due atlete riuscissero ad arrivare? Sì, perché erano tante alla partenza, di conseguenza puoi sempre trovare forse qualcuno che ti regge la ruota, ma però andare in salita come le ho viste passare io, ero al premio della montagna al secondo giro e venivano su in una maniera, poi si è visto che hanno resistito anche alla caccia che gli hanno dato da dietro, perché sono passate di nuovo con un minuto da Montignoso e qui all'arrivo sono arrivati con due, mi sembra ormai. Sì, avevano quasi due minuti, sì, in effetti, perché sono veramente andati forti. E quello che ho detto è stato che loro, che magari erano più scalatrici, sono riusciti, sì, a fare la differenza in pianura. Sì, e quando vai, hai la gamba, anche se sei scalatrice, però tieni, prima di tutto arrivi in salita che sei meno affaticata delle altre, e questo ti serve anche per andare a una certa velocità in pianura. E poi alla fine la media è quella che conta, vuol dire che sono andate forti fin dall'inizio, che fare 41 di media finali, con questo venticello che poi a volte spira a favore, ma quando c'è vento è più le volte che è contro, e fare 41 di media, come ripeto, vuol dire essere andate forti, sì. Bella manifestazione, bell'arrivo, complimenti anche alla terza, quella ragazza della Cofidis che è arrivata, che ha battuto il gruppo in volata, ha fatto una bellissima volata, sì, ora mi ricordo come si chiama la terza? Sì, l'Alzini, Martina Alzini. Martina Alzini, sì, brava anche lei, ha fatto una volata bella. Ok, allora ti lasciamo grazie, andare anche grazie per a voi signori, buon lavoro e grazie a tutti. Grazie Roberto, assolutamente. Abbiamo un'altra persona vicina al trofeo Oro in Euro. Eccolo qui, del delegato del CONI della provincia di Massa, che non poteva mancare il CONI a questa manifestazione, qui ovviamente che il trofeo Oro in Euro, dicevo, ho sempre detto durante la manifestazione, che è sempre stato più importante, poi un arrivo così vuol dire che sia diventata ancora più importante, Vittorio. Allora, è una gara internazionale che è cresciuta piano piano, ha fatto veramente una crescita grazie al comune, agli sponsor, soprattutto il comune di Montignoso si è rivelato veramente un comune piccolino ma di un'efficacia sportiva rara, e lo dico dal fatto che io, essendo provinciale, li vedo tutti. Quindi grandi complimenti, e come dico sempre, non quel che comincia ma quel che persevera. Quindi loro sono partiti piccolini, hanno fatto una cosa veramente veramente bella. È una gara a livello internazionale frequentatissima, che porta un beneficio anche sul territorio in termini di immagine, di marketing territoriale, cioè ci fa conoscere questi bellissimi posti. Ecco, e infatti anche questo è importante, no? Far conoscere dei posti come questi a una corsa internazionale così bello. Noi abbiamo la fortuna di vivere in un posto veramente baciato da Dio, abbiamo il mare che è una meraviglia e ha 9 km di monti, quindi non tanti posti in Italia sono così attraenti. E penso che anche gli atleti, i loro familiari, gli accompagnatori, nei momenti di riposo tra la gara e l'altra, possono apprezzare le bellezze di questo territorio. Bene, ti lasciamo andare per il possibile podio. E vi ringrazio tantissimo dell'intervista e saluto tutti. Grazie, arrivederci. Grazie a te, Vittorio.
Vedremo anche ora momenti, dovremo vedere anche le immagini possibilmente del, sì, ovviamente del podio, le ragazze le abbiamo lasciate andare perché in questo momento, eccolo qui, vediamo Di Cristoforo che è sul palco speaker quest'oggi della manifestazione con Fabio Argentin che è al suo fianco, poi faremo salire anche sul, faranno salire sul palco le atlete che, stanno che faranno la premiazione, eccole qui, c'è un attimo anche un'intervista, dicevamo di quello che è stato questo trofeo Oro e Nero, non l'abbiamo sentito mille volte, la internalizzazione, ovvero portare tante atlete anche straniere, quest'anno c'erano tante squadre straniere in gara e poi soprattutto avere delle squadre World Tour, ha vinto la squadra World Tour, prima e seconda e terza erano squadre World Tour, due della stessa squadra, tra l'altro Trex Gaffredo e poi ovviamente... E poi ovviamente c'è stata Martina Alzini che è stato cosa, intanto è arrivato colui che diciamo è il presidente della Montignoso Ciclismo, Mario Ferrari, che è qui con noi, a cui do il buon pomeriggio. Allora, anche quest'anno siete riusciti a portare qualcosa in più, no? Perché l'anno scorso ho detto c'erano 25 formazioni, quest'anno 30, e poi un arrivo così in parata ancora più bello, no? Sì, è stato veramente uno spettacolo sia per il pubblico sia per tutto quel movimento ciclismo femminile che ci teniamo in modo particolare. Dobbiamo ringraziare il nostro sponsor Fabio Argentini che si è impegnato a contattare un attimino tutte le società e siamo riusciti con un grandissimo risultato. 30 formazioni non è facile portarle, però siamo veramente contenti. Ecco, nata nel 2008, no? L'avete fatta nascere in concomitanza con gli juniores, poi ho detto dal 2017 avete fatto una scelta, facciamo solo le elite, e lì addirittura poi piano piano, prima Fabio mi ha detto abbiamo capito che aveva un potere molto forte questa gara e poteva diventare qualcosa di importante, l'abbiamo fatta diventare internazionale. Eh sì, siamo partiti in sordina, piano piano, però abbiamo fatto la prima giornata rosa per quanto riguarda tutte le categorie, poi piano piano poi abbiamo fatto una scelta perché è veramente già impegnativo farne una di manifestazione, ma fare la giornata diventava veramente impressionante, quindi siamo riusciti a fare questa bellissima manifestazione, continueremo con gli anni e io devo ringraziare veramente tutti i nostri sostenitori, i nostri sponsor che ci hanno una mano a poter portare avanti, noi ci mettiamo un grosso impegno. Fare il presidente in una società così non è difficile, guardi, ha un gruppo favoloso, gente che si aggrega con noi quando c'è un attimo del bisogno, quindi devo ringraziare veramente tutti. Ringrazio di cuore l'amministrazione comunale che già ieri sera era presente in toto alla presentazione, oggi è qui presente tutta alla manifestazione, oltre a tutte le forze dell'ordine che ci hanno dato veramente una grossa mano, senza dire... Quando hanno parlato con la Montignoso Ciclismo dice sanno loro cosa devono fare, loro sono perfetti nell'organizzazione e questo è il complimento più grosso che ci possono fare. Beh, possiamo assolutamente dirlo, ti lasciamo andare al podio a premiare le ragazze perché insomma ormai ci è rimasto solo quello. No, quello lo lascio agli altri, non sarò nemmeno sul podio perché non è giusto che il presidente sia la figura principale di una società in cui tutti sono a lavorare, quindi ognuno dà il suo punto di merito, quindi io sul podio non salirò. Va bene, allora ti lasciamo andare comunque, appuntamento quindi al 2024. Al 2024 con la nuova edizione, sì, teniamo questa linea. Vi ringrazio di cuore anche voi della televisione che ci avete supportato e quindi spero veramente di aver fatto una bella manifestazione. Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi ti salutiamo anche noi, Mario, perché comunque sì, è stata una bellissima manifestazione sicuramente. Grazie di cuore a tutti, grazie. Abbiamo sentito le parole di Mario Ferrari, presidente della Montignoso Ciclismo. Come detto, sono partiti in sordina, però piano piano sono cresciuti fino a diventare quello che è stato poi il finale di questa storia, no? Che ha detto questo, intanto vediamo altri del comune, perché abbiamo detto, no? Alla partenza era quasi
completo, l'amministrazione comunale del comune di Montignoso, di Gianni Lorenzetti, che come ogni anno, sia per i tifoni ma anche oggi, erano in toto qui. Poi oggi con il fatto che c'erano anche sulle strade tanti che si allenavano stamattina, gli uomini, oggi è stata veramente una giornata di sport, di ciclismo a tutto tondo, perché è stata una manifestazione bellissima. Stiamo aspettando ovviamente, stiamo aspettando solo ovviamente che si componga il podio per quello che sarà poi ovviamente quello, come abbiamo detto, una grandissima manifestazione, perché è stata una bellissima manifestazione. Ancora altre ovviamente, intanto eccola lì la terza classificata, Martina Alzini. Le speranze sono finite quando sono partite quelle due, hanno fatto un altro mestiere, un altro lavoro, però eccola lì, viene premiata con i fiori, bravissima anche lei, ha vinto la volata per la medaglia di bronzo. Davanti è stato difficile, più che altro non si è trovato l'accordo, lei non era davanti, l'ha ammesso anche lei, avevamo due compagne davanti, lei è rientrata dopo, questo a voler dire che probabilmente doveva essere diversa, pensavano che andasse anche diversamente, non pensavano che la Trek attaccasse così in parata e che fosse così decisa l'azione della Trek Segafredo. Adesso toccherà alla Amanda Spratt, eccola lì, seconda posizione per l'atleta seconda. Prima gli abbiamo chiesto se era proprio la linea della squadra, no, questa, e ha detto sì, un grandissimo lavoro di squadra, ce l'ha sottolineata anche lei, oggi l'avevamo pensata così, però con l'attacco in salita è difficile, no, pensare di arrivare all'arrivo, ma loro ci credevano, perché se no non l'avrebbero assolutamente pensato, non credo che le cose si improvvisano. Ed eccola qui, adesso toccherà alla vincitrice della Trek Segafredo, anche lei, Gaia Realini, un applauso veramente, bisognerebbe fargli la Gaia Realini, come ad Amanda Spratt, prima e terza, un'italiana, Amanda Spratt, ovviamente compagne di chilometri e chilometri, adesso c'è la vestizione della maglia con il Fabio Argentin di Oro in Euro che consegna la maglia del trofeo Oro in Euro a Gaia Realini, bellissima edizione veramente quest'anno, con una vincitrice d'eccezione, con un finale incredibile, perché la cosa più bella è vedere arrivare in parata due ragazze, eccola qui la vestizione, probabilmente gli sta anche troppo per come è esile, come abbiamo detto, fisico da scalatrice, gli sta anche larga la maglia a Gaia, talmente da fisico da scalatrice come a lei, e quindi bisogna solo dire una cosa, questo è il podio del trofeo Oro in Euro del 2023, trofeo che viene consegnato sempre da Fabio Argentin, Gaia Realini che della Trek Segafredo, che vince davanti alla compagna di squadra Amanda Spratt e a Martina Alzini della Cofidis. Questo è il podio del trofeo Oro in Euro 2023, una corsa che ricorderemo sicuramente per quello che hanno fatto la prima e la seconda, un altro mestiere rispetto all'atleta della Cofidis. E con queste immagini del podio vi ringraziamo di essere stati con noi, speriamo che vi siate divertiti e appuntamento ai prossimi appuntamenti.